Bene amici, in attesa delle pagelle di fine anno, volevo fare un po' un riassunto dei migliori telefoni che ho provato nel 2019 e li ho divisi un po' per categorie. Prima categoria, Best Buy. Sono quei telefoni che per rapporto qualità-prezzo si sono distinti particolarmente, quelli che io vi consiglio caldamente. Sono qua sopra, partiamo dal Xiaomi Mi A3, era uscito a 250€, troppo, ma non troppo in assoluto, troppo per il display, perché lui ha un AMOLED, questo mi piace, ha il sensore di protezione digitale sotto al display, mi piace, la grandangolare mi piace, ma il display è solamente HD, il che vuol dire che se andate a vedere da vicino il display, lo schermo, beh, un pochino i pixel si vedono soprattutto nelle scritte bianche su nero o nere su bianche, un po' piccole. Ma attenzione, perché nel corso del 2019 lui è il telefono che forse si è deprezzato più in assoluto. Come vedete ha Android Stock, è fluido, è veloce, adesso si trova tra i 150 e i 170-175€, e a questo prezzo lui ha un grandissimo senso, anche perché è l'unico a questo prezzo che ha un display AMOLED. Ripeto, dovete un po' scendere a compromessi per quanto riguarda la definizione, ma a questo prezzo ve lo consiglio assolutamente. Poi, altro Best Buy, Realme 5 Pro, Realme che in questa fine d'anno ha veramente fatto parlare tanto di sé proprio per il rapporto qualità-prezzo. È un telefono che è vero, ha ancora l'impronta digitale dietro alla scocca, però è molto veloce, ha un bel display, ha delle buone prestazioni e anche la ColorOS che monta è meglio addirittura del fratelli maggiore, forse cugini di Oppo, di cui Realme è una branca. E tra l'altro fa delle bellissime foto e costa intorno ai 200€. E poi Evergreen Redmi Note 8T si trova a 180€. Per chi non piace Android Stock c'è la MIUI, gira bene, funziona bene, la tista per versione con NFC europea è al prezzo che si trova, mette un po' d'accordo tutti, è forse solamente un pochino grande, ma questo fa sì che la batteria dentro sia performante. Purtroppo non ho qua sotto mano un Motorola One, che per chi vuole spendere pochissimo, tra i 120 e i 130€, ok, in versione mi sembra 3 giga di memoria RAM, si trova su Amazon, ma è molto veloce, Android Stock, in generale un po' tutti i Motorola ve li consiglio, perché sono quei telefoni che anche con specifiche basse riescono comunque a girare bene in assoluto. Ragazzi, sotto ai 120€ non c'è praticamente nessuno smartphone che riesce a girare bene. Tra i Best Buy metto anche il Realme X2 Pro, che è vero che costa più di 400, ma tra i top di gamma è quello che costa meno e va molto molto bene. Passiamo ai medi di gamma. Beh, probabilmente il re dei medi di gamma di questo 2019 è il Mi 9T di Xiaomi, col suo display, vedete, full screen, con la pop-up camera, con delle ottime prestazioni. C'è anche la versione Pro con l'8 55 che va ancora meglio, ma costa un po' di più. Lui si attesta di importazione sotto i 300€, 279, ufficiale Italia mi sembra 359, ed è quel compromesso che va un bene un po' per tutti. Poi ormai è uno Xiaomi che è uscito da un po' di tempo, quindi tutti quei baghettini degli Xiaomi appena escono sono stati in gran parte risolti, quindi lui è un ottimo medio di gamma. E poi io mi sono innamorato in questo 2019 del Pixel 3a per vari motivi. Prima di tutto, esperienza Pixel, un gran bel software. Poi è piccolo, è maneggevole, ha la batteria che dura comunque una giornata. È vero, ha solo una fotocamera, ma con la G-Camera fa veramente delle grandi foto. L'unica cosa che mi manca veramente è la grandangolare, perché la G-Camera non può creare e sostituirsi a un'ottima grandangolare. L'altra cosa che mi piace è che ha la scocca in plastica, tanto bistrattata, vogliamo tutti il vetro, materiali premium eccetera eccetera, ma questo se vi cade non si rompe e è anche meno delicato. Insomma, veramente un gran bel telefono, e tutte le persone a cui l'ho fatto comprare, l'ho consigliato, tutti entusiasti proprio dell'esperienza d'uso del Pixel. Poi abbiamo il Samsung A50. Di questo telefono Samsung ne ha vendute vagonate, perché quest'anno è riuscito a trovare il giusto bilanciamento tra prestazioni, specifiche, prezzo, come va. Non è il telefono più veloce di tutti, però ha tutta una serie di cose che piacciono agli utenti. Prima di tutto il brand, il marchio, che vuol dire assistenza, affidabilità, eccetera, eccetera, eccetera. L'impronta digitale sotto al display,
delle fotocamere tutto sommato oneste, nulla di trascendentale, ma oneste. Al solito un bellissimo display AMOLED come tutti Samsung più o meno hanno, quindi lui ve lo consiglio, è tra i miei telefoni preferiti, anche se in velocità non eccelle. E poi mi è piaciuto questo l'Oppo Reno 2, ma versione Z, che è vero monta un MediaTek, ma è il nuovo Helio che devo dire va molto bene, è veloce, ha un bel display, fa delle belle foto. Oppo e Realme ha ereditato da Oppo, fa un ottimo software per quanto riguarda le fotografie, quindi le foto di questo 2Z, scusate, vengono molto bene. Purtroppo anche qua non ce l'ho qui, ma un altro telefono che va nei miei migliori e preferiti 2019 è il Nova 5T, perché ha il Kirin 980, quindi specifiche da top, scocca abbastanza compatte, prezzo contenuto, con ovviamente i servizi Google, quindi anche lui è uno dei miei preferiti tra i medi di gamma. E poi passiamo ai top di gamma, lo sapete, questo video è un po' un riassunto della classifica che c'è sul mio blog, ma non tutti magari vanno sul blog a vederla. Questi sono ai vertici della mia classifica. Il Note 10 quest'anno ritengo sia veramente un gran bel telefono da un punto di vista prestazionale, da un punto di vista del design, molto bello quello piccolo, perché non amo quello grande, perché è un pochino troppo grande, anche se da un punto di vista penna con quello grande si riesce a utilizzare un po' meglio e batteria un po' meglio, ma quest'anno ho preferito dei top di gamma le versioni piccole, perché comunque le batterie mi portano a fine giornata. Col 10% il Note, che è il mio, diciamo, Android preferito, ma ancora meglio, perché col 20-25% il iPhone 11 Pro, anche lui in versione piccola, più maneggevole, grandissima batteria, grandissime prestazioni, grande fotocamera, videocamera, lui è veramente il tutto fare. Se avete budget e vi piace l'ecosistema iOS, veramente quest'anno lui è il mio iOS preferito. No, l'11 non mi è piaciuto tanto per una serie di motivi, lui veramente, veramente sì. E poi menzione per il P30 Pro, perché ha introdotto una grandissima fotocamera, soprattutto per quanto riguarda lo zoom. Da questo punto di vista solo l'Oppo Reno 10x riesce a fare degli zoom così belli, ma l'Oppo Reno 10x è ancora più grande, più padelloso, il software ColorOS mi ha fatto meno impazzire, quindi lui è tra i miei preferiti. E poi a sorpresa tra i miei preferiti ci metto il OnePlus 7T non Pro, perché 7T costa meno, lo schermo piatto, insomma una serie di plus che mi sono piaciuti, purtroppo non ce l'ho in cantinetta, ho tenuto solamente il Pro. E poi il G8X, perché si è distinto per questa cosa, ovvero il doppio display, che in qualche caso torna veramente utile. L'ho usato per un paio di settimane questo telefono, e a casa a giocare, ma anche a scrivere, ma anche a fare multitasking, mi sono trovato veramente bene. Come vedete non c'è nemmeno un foldable, anzi sì, uno c'è, ma qua farei una categoria a parte per il Galaxy Fold. Perché l'ho messo in questo migliore telefono del 2019? Perché sostanzialmente nel 2019 ne sono stati annunciati tanti, ma l'unico che effettivamente è uscito sul mercato è lui. Perché Motorola Razr ha stato promesso qualche unità per Natale, non è arrivato. Il Huawei Foldable, presentato insieme a questo, deve uscire a maggio, ma non è più uscito, quindi lui si becca la categoria speciale foldable come miglior foldable 2019. E il 2020, secondo me, di pieghevoli ne vedremo tanti, ma sarà questione dell'anno prossimo. Ciao, spero di avervi aiutato con questo video e i miei telefoni preferiti.